Ey, ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila, déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos ya, que llegaron los kila. Trrra, trrra, tranquila, dale, baby, dale, que tú no haces fila. Trrra, trrra, tranquila, dale, baby, que tú eres la que más domina. E siamo arrivati allo stabilimento balneare Medusa, qua a Castiglione della Pescaia, per curiosare fra i bagnanti, per curiosare un po' anche con quelle che sono le attrazioni e i servizi di questo stabilimento balneare, ma soprattutto siamo qua anche perché qua si tiene una selezione di un concorso di bellezza nazionale. E qua do il benvenuto con grande piacere a Anna Lucia, benvenuta. Grazie mille, grazie Enrico. Solarissima, blu. Solarissima, molto blu, in pandan con il mare e il cielo, visto che siamo in estate, mi sembra anche giusto. Quindi oggi abbiamo qua una selezione, una tappa ufficiale nazionale di una star per lo spettacolo, dove l'organizzazione ha deciso qua di sostare un attimo per questo pomeriggio e di esprimersi con le partecipanti. Sì, perché ci sta una bella spiaggia, tanta bella gente, comunque ed è bello far vedere proprio alle persone questi concorsi dove ci sono varie bellezze venute da tutta l'Italia comunque. Alcune ne hanno fatte di chilometri. Io da Bologna, quindi quindi sì, un po' di chilometri da fare, però ne vale la pena perché comunque la bellezza delle donne, il mare, l'estate, sono tutte cose per cui vale la pena comunque anche gioire e avere un giorno particolare da dedicare a questo. Però non finisce qua il nostro avvenimento, no, perché poi più tardi ci sposteremo in un'altra location. Sì, più tardi ci sposteremo nella location del Camping Etruria, e dove proseguirà la serata con le sfilate varie, le varie uscite, e dove conosceremo anche particolari delle concorrenti, delle curiosità e un po' quant'altro. Quindi state con noi. Ci ritroveremo poi dopo. Certo. Questo appunto fa parte degli ingredienti della nostra puntata di questa settimana, ovviamente tutta dedicata a Castiglione della Pescaia. Stai alla casa, San Andrés, Mr. Phone Music, DJ Map, Cotex, Miguel Man. Stiamo rompiendo, no stiamo rompiendo, muchachos. Ok. Infinity Music, Mosty, The Business, La Familia, yeah. 50 anni di storia, questo è il Bagno Medusa di Castiglione della Pescaia. Vado ad incontrare il proprietario Massimiliano, benvenuto, grazie per aver ospitato le nostre telecamere qua. Qua insomma il Bagno Medusa è sempre all'insegna del divertimento, del relax, insomma un stabilimento balneare davvero in forma. Sì, è uno stabilimento balneare davvero in forma, è improntato principalmente sulle famiglie, vedi ci sono tanti bambini. E questa è la nostra fortuna, perché comunque è un... Quando il target è popolare è sempre buono. È sempre così, perfetto, sì. Poi comunque quando i bambini sono felici i genitori hanno già raggiunto l'obiettivo, almeno metà dell'obiettivo della vacanza, quindi a quel punto se la possono godere con calma. Il nostro obiettivo è quello appunto di dare un servizio per le famiglie. Quindi quello che abbiamo notato è questo servizio di aggregazione forte che c'è, di amicizia poi fra i propri clienti. Sì, tu considera che io sono nato nel 66 quando è stato aperto lo stabilimento, quindi 52 anni fa, e tanti dei miei clienti sono clienti da oltre 50 anni, 40-50 anni, insomma, quindi ci sono cresciuto insieme, sono più amici in realtà che clienti, i genitori sono praticamente degli zii più che non dei clienti, e questo almeno per il 40-50% della mia clientela, l'altro è comunque un ricambio naturale, insomma. È cambiato un po' il sistema di intendere di vivere le ferie, però magari sono periodi più corti, magari con più frequenza forse. Sì, non ci sono più le possibilità, cioè le famiglie che facevano 2 mesi di vacanza ormai sono veramente rimaste poche, qualche nonno ancora che viene a passare qua, che rimane anche l'inverno magari, perché Castiglione comunque è molto bello anche d'inverno sinceramente. Poi sì, il turismo a settimana, 10 giorni, 12 giorni, non è più insomma quello mensile o bimensile come succedeva un tempo, cioè fino agli anni 80, diciamo così. Questo purtroppo è un cambiamento che è avvenuto un po' in tutta Italia, bisogna solamente mettersi al passo con i tempi. Massimiliano, noi ti ringraziamo e se ci permetti rimaniamo qua per curiosare un po' all'interno del bagno. Prego, con molto piacere.
nostro fotografo ufficiale. I'm gonna flip the script on ya, and you don't even know.
E siamo arrivati all'interno del camping Etruria, dove qua troviamo Matteo in grande forma, titolare del ristorante La Barchetta. Insomma, tu ci hai traghettato, diciamo così, in grande stile questa sera. Sì, è stato un piacere per me invitarvi, insomma, tramite te, Massimo, insomma, anche perché penso sia una cosa bella anche per il campeggio e mettere in luce anche il nostro ristorante. Quest'anno sono 10 anni che abbiamo in gestione il ristorante e nulla, e vi ho fatto anche iniziare, ho fatto fare allo il nostro chef Marco Marinai dei piatti tipici nostri, che sono comunque una cucina semplice ma rivisitata via Castiglione. La cucina migliore è la cucina semplice con le materie prime di sempre di alta qualità come usate voi. Sì, noi fresche, freschissime. Si cerca, ecco, di essere abbastanza cose semplici e comunque che vengano dal nostro territorio Castiglione della Pescaia. Mi rifornisco da tutti i nostri amici qui di Castiglione, insomma, anche perché, ecco, la materia è prima e anche perché questo è appunto, ecco, quindi chilometri zero, quindi la filiera corta è sempre vantaggiosa per la nostra cucina. Hai rammentato lo chef, a proposito dello chef, noi siamo arrivati oggi pomeriggio qua proprio per incontrare lo chef, perché guarda, ora lo vedrai insieme a noi, ci ha preparato una tavolata, una cosa squisita di pesce e non solo, una cosa meravigliosa, un tavolo imbandito con delle eccellenze. Sì, sicuramente ha preparato, è tutto il giorno ci stavo dietro, ha preparato questo spaghetto, questa bavetta allo scoglio. Non diciamo altro, però ora tanto ce lo vediamo. Perfetto, scusate. Allora, vediamo un po' cosa è successo oggi pomeriggio qua al ristorante La Barchetta, grazie al nostro chef con i piatti che ci ha preparato, e poi torniamo qua per la nostra serata. Bontà ci ha preparato la nostra barchetta oggi qua a Castiglione della Pescaia. Benvenuto al nostro chef Marco. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie a te e grazie soprattutto a queste prelibatezze, queste squisitezze che ci hai preparato. Allora, io guarda, non saprei da dove iniziare, ma mi viene così spontaneamente da iniziare con questi bellissimi tagliolini. Questi tagliolini sono tagliolini allo scoglio con base di aglio, prezzemolo e un trito di polpo. Poi abbiamo le cozze, le vongole e gamberoni. Un gusto esplorativo eccezionale. Io terrei a specificare che tutti i prodotti, in questo caso prodotti ittici, il pesce e anche comunque la verdura che vediamo, è tutta materia prima freschissima. Tutta freschissima e viene da un ragazzo di Pian d'Alma, l'azienda agraria Giummoni. Io sono un grande amante delle cozze, ecco. E qua ne vedo delle belle. Sì, sì, queste qui sono le nostre cozze veraci che vengono fatte in salsa di pomodoro, e una base sempre di aglio, pomodoro, prezzemolo che viene poi saltata in padella che viene chiamata impepata di cozze con del pepe nero. L'impepata di cozze. Sì. Allora, qua abbiamo, oltre in parallelo alle cozze, abbiamo queste che sono meravigliose, queste sono vongole. Sono vongole veraci. Vongole veraci, bellissime, buonissime, e questi vie anche sono vive, sono vive, sono proprio vive. Stanno spurgando adesso, che se noi ce l'hanno portati poco fa da un pescato di fuori zona, ecco qua. E non può assolutamente mancare una bellissima grigliata di la pesce. La grigliata questa è uno spettacolo, perché è anche buona, perché abbiamo del branzino, un'orata, e abbiamo anche del pesce gamberone con accosto del pesce spada. Sì. Insomma, qua abbiamo fatto un bel pranzo o una bella cena che sia. È una bella cena, un plus ultra, via La Barchetta, campeggio Etruria, rinomato come prezzi regolari, buon pasto, si mangia discretamente bene. Ma insomma, non vogliamo non concludere senza la buona frutta. No, dunque, la frutta l'abbiamo, eccola qua, abbiamo una macedonia di albicocche, mele, pere. Posso assaggiare? Prego, prego Enrico. Frutta freschissima, di stagione rigorosamente. Rigorosamente stagione, sempre parlo dell'azienda agraria Giummoni di Pian d'Alma. Allora, noi Marco ti ringraziamo, ricordiamo ristorante La Barchetta all'interno del camping Etruria qua a Castiglione della Pescaia.
Noi ci tratteniamo qua perché questa sera vogliamo un po' curiosare qua all'interno, che c'è qualcosa di interessante. Sì, sì, e volevo aggiungere che qui il ristorante, la barchetta è aperta a tutti, anche agli esterni, sono ben accetti. Buona serata, grazie a tutti. Grazie, grazie Marco, grazie a tutto lo staff del ristorante La Barchetta che ci ha ospitato in questa nostra puntata. Adesso vi faccio conoscere un po' di miss che sfileranno questa sera. Allora, tu come ti chiami? Carlotta Gambinossi. Quanti anni hai, Carlotta? 15. È la prima volta che sfili? Sì. Ti piace questo mondo delle sfilate? Per ora sembra interessante, poi lo scopriremo. Ok, perfetto. E tu invece, signorina, come ti chiami? Consuelo Onofri. Onofri. E quanti anni hai, Consuelo? 12. 12. È la prima volta che sfili per questo concorso o hai già sfilato altre volte? No, ho già sfilato altre volte anche con Massimo Marini, quindi non è la prima volta. Ok, perfetto. E tu, signorina? Mi chiamo Onofri Cristel. Cristel. Cristel, tu quanti anni hai? 10. 10 anni, quindi piccolissima e proprio alle prime armi. Ti piace sfilare? Sì. Perfetto, adesso invece passiamo a un'altra concorrente di questa sera. Tu come ti chiami? Martina. Martina, quanti anni hai, Martina? 20. 20 anni, ok. È la prima volta che sfili o l'hai già fatto altre volte? No, l'ho fatto altre volte, per questo concorso della Star dello Spettacolo è la prima volta. Ok, lei è la prima volta che sfilerà per una star dello spettacolo, quindi questa sera sarà il suo battesimo iniziale. Poi invece c'è la vincitrice dell'anno 2017 per quanto riguarda il concorso Una Star per lo Spettacolo. Lei è Eleonora Barberio, giusto? Ok, ciao Eleonora, ti volevo chiedere com'è stato essere incoronata l'anno scorso come vincitrice assoluta di questo concorso? È stata una bella soddisfazione, mi sono sentita orgogliosissima di me anche perché ci sono state tante ragazze, quindi è stata anche difficile come selezione perché erano tutte belle. Perfetto, hai intenzione di continuare comunque in questo mondo, giusto? Sì, 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 certo, soprattutto per fotomodella perché le modelle sono un po' bassine. Ok, perfetto, quindi niente, queste sono le curiosità di qualcuna delle ragazze che sfileranno questa sera. Ha raggiunto anche l'assessore al turismo del comune di Castiglione della Pescaia, Susanna Lorenzini. Benvenuta. Grazie, grazie.
A proposito di turismo, che è, insomma, è una nota importante per un comune come questo, quindi il turismo che ogni anno credo vanti sempre dei numeri importanti. Sì, il Castello della Pescaia è una delle mete preferite dagli ospiti di tutto, non voglio esagerare, ma di tutto il mondo quasi. Addirittura noi abbiamo raggiunto dei risultati importanti e siamo il quarto comune in ordine, in termini non di percentuale, ma proprio in termini assoluti, di presenza in Toscana. Dopo Firenze, Pisa, Montecatini, siamo il primo comune di tutta la Toscana in quantità di turisti e questo sicuramente è un pregio, è un onore per noi castiglionesi. Un comune molto vicino, notato, all'impresa, all'imprenditoria del posto. Comunque. Sì, questa è, diciamo, la nostra formula vincente, siamo riusciti ad ottenere dei risultati così perché lavoriamo molto nel tessuto sociale, lavoriamo molto con le imprese e collaboriamo con loro, le imprese turistiche. Diciamo che questo risultato viene da una sinergia fra amministrazioni, operatori, fra privati, lavorando insieme, ottimizzando le risorse e sia umane che economiche, riusciamo ad ottenere questi risultati. E non può assolutamente mancare la buona musica con la buona voce. In questo caso quella di Chiara Evangelisti, che arriva direttamente da una scuola di formazione importante di Grosseto, una scuola di canto, rigorosamente di solo canto, che si chiama? Di Buon Canto. Di Buon Canto, bello questo nome però. Perché Buon Canto? Buon Canto perché secondo, insomma, i fondatori il canto deve essere uno strumento che educa sia il corpo che lo spirito. Appunto il loro scopo è quello di educare la voce in modo naturale, in modo che non sembri artefatta, quindi appunto di cantare in modo buono, salutare. Cosa rappresenta per te la voce? Allora, la voce o comunque il canto rappresenta per me tante cose, perché è la mia passione più grande, è una valvola di sfogo importante ed è ciò che voglio anche fare del mio futuro, quindi rappresenta, diciamo, ciò che ho di più prezioso. Ora, non per fare, insomma, quando canti e ti ascolti, cosa esce da te? Cosa senti dentro? Allora, quando canto, diciamo, quando mi ascolto è un po' diversa la situazione, però quando canto ho proprio una sensazione di liberazione, cioè come se mi sollevassi, insomma, da terra, è una bellissima sensazione, quindi l'auguro, insomma, a tutti. A proposito di moda, perché insomma la serata è incentrata un po' sulla moda, abbiamo qua un artista, perché così la voglio definire, una stilista. Lei è brasiliana, vive in Italia, conosce benissimo l'Italia e è amante dell'Italia, penso. Carolina, ciao, benvenuta. Ciao, molto piacere. Ti piace l'Italia? Sì. Sì, siamo tutti brasiliani, penso che siamo innamorati dell'Italia. Però lo spirito brasiliano è uno spirito energetico, no? Sì. È uno spirito un po'... fantastico. Sì, sì. Allora, tu sei amante della moda, hai una grande passione per il mondo della moda, vero? Sì, sì, sono... Da quanti anni? Da sempre? Sì, da sempre. Sono venuta in Italia per fare un master su a Milano. Beh. E poi alla fine mi sono innamorata del posto e sono e vivo ormai da 5-6 anni qui. Qua in Toscana? In Toscana, a Montevarchi. Però noi lo dobbiamo dire che in Brasile tu sei molto conosciuta e vai alla grande, perché insomma hai tirato su un brand, quindi un marchio, ma soprattutto una linea di costumi. Sì, una linea di costumi da bagno, molto giovanile, prendono le fantasie, si può dire, le fantasie colorate, un po' il nostro spirito brasiliano. Penso che vi piacerà. Quindi costumi che danno vita, cioè vita nei costumi. Sì. Eh? Speriamo di portarli un giorno qui in Italia per voi. Assolutamente, va fatto questo. Sì, grazie. Ti ringraziamo, un grande in bocca al lupo per la tua carriera e per la tua linea. Crepi il lupo, grazie.
Siamo arrivati in conclusione anche per questo nostro appuntamento della settimana in corso. Complimenti a Giada Ciarpi, grossetana. Sì, esatto. Sei felice? Sì, molto. Te l'aspettavi una fascia così? No, perché ci sono ragazze molto carine, insomma, molto belle. E non sei certamente a di meno, anzi. Grazie. Complimenti. Tu cosa fai? Studi? Cosa fai nella vita? Sì, studio alle superiori, sono in seconda superiore. L'anno prossimo vado in terza e poi ballo da 10 anni. Faccio latinoamericani e pop. Ah, sei ballerina, quindi. Quindi ballo e anche moda a questo punto. Te le porti tutte e due per la tua strada. Sì. Complimenti davvero, quindi abbiamo trascorso questa bellissima serata, un appuntamento dedicato a Castiglione della Pescaia e per questa settimana è davvero tutto, ci ritroveremo nelle prossime occasioni con Overture, grazie ancora alle location che ci hanno ospitato in questo nostro appuntamento e come sempre aspettiamoci un'altra avventura sempre con Overture, alla prossima.